fare i conti con l'ambiente nella bellissima cornice del MAR, che è il Museo d'Arte di Ravenna. Siamo con Francesco Immediata di Astra. Ecco, vogliamo introdurre anche un po' dal punto di vista tecnico, operativo, il vostro impegno, l'impegno di Astra nel campo appunto degli inerti, quindi parlando un po' degli impianti, insomma, di cosa fate al lato pratico. Certo, allora il consorzio Astra, che è costituito da 28 aziende, al suo interno presenta ben 7 che sono espressamente dedicate con impianti di recupero nelle attività di recupero e riutilizzo dei rifiuti anche a matrice inerte. Fondamentalmente, sebbene il consorzio riesca a spaziare anche, diciamo, nella zona emiliana, la maggior parte degli impianti sono incentrati all'interno della zona romagnola, soprattutto nella provincia di Bologna e nella provincia di Ravenna, e tutti quanti insieme potenzialmente hanno la capacità di recupero di circa 1 milione di tonnellate di rifiuti inerti all'anno. Numeri importanti. Sì, numeri importanti, anche se, diciamo, il riferimento a questa conferenza oggi è legato al fatto che, nonostante ci sia questa potenzialità elevata, purtroppo una delle difficoltà maggiori è quella di reimmettere nel sistema il materiale recuperato, vuoi per una serie di problematiche legate alla contingenza economica e alla crisi del mercato immobiliare, vuoi perché ci sono una serie di adempimenti e limitazioni dal punto di vista ambientale, autorizzativo e normativo, che rendono comunque non semplice il riutilizzo e la reimmissione sul mercato e sulle attività produttive di questa tipologia di materiali recuperati. Grazie Immediata, grazie ad Astra e buon lavoro. Grazie a voi.